Abbiamo ordinato 450.000 semi di mais e dobbiamo riuscire a piantarli prima che piova. Benissimo, perfetto. Grazie mille. Grazie, ciao, ciao, ciao. Voilà, ciao ragazzi! Ieri abbiamo preparato la terra, l'abbiamo concimata, poi siamo passati con l'erpice rotante per livellarla e oggi siamo pronti per la semina, sperando che appunto non piova. Prima di partire con il video però vorrei ringraziare Agrimec che sponsorizza questo e gli altri video legati alla coltivazione del mais. Per chi non lo sapesse, Agrimec è un'azienda produttrice di essiccatoi da più di 50 anni. Anche il nostro è stato prodotto da loro, anche se ormai è abbastanza datato. Quelli che realizzano adesso invece sono molto più potenti in termini di efficienza e tecnologia. Se volete andare a vedere gli essiccatoi più moderni, vi lascio il link del loro sito web in descrizione. E adesso mi devo muovere per attaccare appunto l'Insta360 alla seminatrice, in modo da fare un video davanti e anche dietro prima che arrivi il padre, perché poi inizia subito la lavorazione per non perdere tempo, dato che appunto c'è il rischio di pioggia. Vediamo dove possiamo metterla. Ragazzi, ho trovato un posto qua. Ok. Ok ragazzi, Insta360 bloccata. Il padre è tornato e adesso siamo pronti per iniziare la semina. Prima però bisogna caricare la seminatrice. Adesso vieni indietro così possiamo caricare bene tutto. Quante piante ci sono dentro? 50.000. 50.000 piante? Semi. Sì, semi e quelli piante poi. Bene, abbiamo messo dentro tutti i semi. Carichiamo sull'app il resto. Ah, ho acceso la videocamera 360, adesso si parte. Da dove parti? Ok ragazzi, stiamo per partire. Semina 2022 del mais. Acceso il cardano. Adesso iniziano a passare i semi, in teoria. Seminare è molto agitato. Adesso si parte. No, ancora scende. Molla la ruota. Ok ragazzi, semina del mais 2022 iniziata. In pratica con quella ruota là tiene segno per poi capire dove è passato. Cosa controlli? In teoria, tipo qua adesso dovremmo trovare un seme. Ci scaviamo un pochettino, vediamo se riusciamo a trovarlo. Eccolo qua. Eccolo qua, trovato. Ragazzi, questo è un seme di mais. Adesso rimettiamolo alla profondità corretta. E poi qua nascerà una bella pianta di mais. Il padre intanto ha proseguito là il lavoro. Mi ha detto che fa tutto il giro intorno, quindi fa tutto il perimetro del campo per 3 volte. E successivamente invece inizierà a seminare in modo rettilineo, partendo da là in fondo. Dopo forse proverò anch'io a fare un'andata. Sì, mentre il padre fa i 3 giri intorno al campo, io vado a prendere l'ape, la porto qui, che appunto ha gli altri sacchi di mais sopra. E in più prendo anche il drone, eccetera eccetera, per fare anche qualche volo dopo. In ogni caso è meglio muoversi perché quelle nuvole non sono il massimo. Prendiamo lo zaino e poi portiamo la l'app vicino al campo, così se deve ricaricare la seminatrice ha lì i semi. Portata. Adesso il padre sta iniziando il secondo giro. In pratica, vedete, per sapere dove seminare segue con la ruota davanti del trattore la scia che aveva lasciato con quella rotellina là attaccata alla seminatrice, vedete.
adesso sta facendo il secondo giro, poi manca il terzo e successivamente proverò io. Secondo giro finito, adesso si inizia il terzo. Ragazzi, se arriviamo a 3000 like e 200 commenti, carico anche la versione 360 di tutte e tre le lavorazioni. Ok, finito. In seconda. In seconda. Adesso vado io. E sei a filo. Ok ragazzi, allora in pratica ho portato l'ape da là fino a qui perché al padre serviva qua, insomma, per caricare il mais. Ho finito di fare le riprese con il drone. E se qualcuno di voi avrà intenzione di prendersi il drone, mi raccomando, stia attento in fase di atterraggio, perché o si fa atterrare per terra e quello va bene, però se invece si decide di prenderlo in mano, come ho fatto io oggi, c'è la possibilità di prenderlo in mano e scuoterlo, insomma, e in automatico si ferma. Però non sono stato troppo attento a non toccare le ali e insomma mi sono tagliato qua la parte sopra del dito, anche un piccolo pezzo di unghia, piccolissimo insomma, però anche quello. Quindi mi raccomando, se qualcuno di voi ha intenzione di prendersi il drone, stia attento a questa cosa, ecco, magari può essere utile per qualcuno in futuro. Io ringrazio molto Agrimec per aver sponsorizzato questo video. Vi ricordo ancora che se volete vedere il loro sito web con tutti gli essiccatoi più moderni, trovate il link in descrizione e noi ci vediamo alla prossima puntata.